A quanto pare non ci hanno ancora ripudiati. Vorrei dire che siamo bravi allora. Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa seconda puntata del The Late Show con Cav e Marco. Il The Late Show a quanto pare non è ancora stato cancellato. E come promessa vi abbiamo pure portato una sigla. Ma Cav, non senti un odore di festività, di biscotti appena sfornati? Oh, questa potevi tenertela per te però, eh. Vabbè, andiamo avanti. Quello che stavo cercando di dire è che questo abbigliamento è un po' troppo estivo. Cioè, va benissimo, è molto elegante, l'abbiamo usato nella prima puntata e abbiamo fatto anche successo. Però... vuoi cambiarti? Dai, cioè, siamo a Natale, mi sembra giusto. Cambiamoci! Eccolo qua l'abbigliamento più consono per una puntata natalizia, ma non dilunghiamoci, andiamo avanti. Come promesso, le puntate del The Late Show saranno incentrate sulle animazioni che il gruppo ricreativo propone. Infatti l'animazione di questo mese sarà il 10 dicembre. Ma non dilunghiamoci troppo su come sarà l'animazione, ma come... Cosa da comprare sul cubo? Un cubo? Sì. Ma... Cos'è sto cubo? Scopriamolo insieme. Insieme ai ragazzi, ovviamente. Buon salve a tutti, entrate pure. Ciao Cav. Ciao, ciao. Ciao, ciao Cav. Ciao, ciao. Ok, la luce è accesa. Voi intanto scegliete i personaggi. Io ho scelto. Ok, iniziamo. Mario, non riesce a giocare realmente, sono fuori gara, vado a chiamare Peach. Woohoo! Ma ragazzi, Peach è sparita! Quello che i nostri amici non sanno è che, mentre stavano giocando, Wario e Waluigi li stavano osservando dalla finestra. Stavano aspettando che Peach si allontanasse dal gruppo per poterla rapire. Ora il vostro compito, ragazzi, è quello di trovarla e riportarla nelle braccia dei nostri due idraulici di fiducia. Ma quindi Peach è scomparsa? Mi domando cosa quei due malfattori potrebbero mai farle. Marco, si chiamano Wario e Waluigi. Sì, non ha importanza come si chiamano, come non si chiamano. La cosa importante è che Peach è sparita. Cerchiamola, aiutiamola in qualche modo. No, no, no. Neanche per fare. Ah, hai ragione, è compito dei ragazzi. Come faccio a dirtelo? Come ogni animazione, i ragazzi dovranno cercare il personaggio scomparso. Lo sai, se no cosa facciamo fare l'animazione? Hai ragione, Marco. Quindi ci troviamo alle ore 19.00 in oratorio per una buona pasta. E alle ore 20.30 inizieremo le ricerche. Questa andava bene, dai. Finalmente possiamo andare avanti, fammi vedere qui come si fa ad andare avanti. Ma Marco, stavo pensando, mentre io ero a fare le riprese e comunque a guidare il go-kart, giustamente, cosa hai fatto? Qualcuno gli spieghi che un buon conduttore di un The Late Show come me
non è che durante le riprese dei trailer si sta a casa a non fare niente. Io, te non te ne sei neanche accorto, ma ragazzi, io mi sono intrufolato durante le riprese nella postazione dei go-kart e pensate, sono riuscito addirittura a fare un'intervista in esclusiva ad uno dei protagonisti. Vediamo. Come promesso, ragazzi, sono qui alla pista di go-kart in cerca del mio personaggio preferito. Datemi solo un minuto e vado a prenderlo. Eccoci qua, siamo qua con il nostro Luigi. Allora, microfono finto ovviamente. Luigi, com'è stato secondo te perdere la gara per una bomba del tuo fratello Mario? Sì, è la risposta più giusta da Luigi. Secondo te, come si faceva a vincere questa gara? Oh yeah! È questo che ci aspettiamo da Luigi, una carica infinita. Ultimissima domanda, un po' filosofica. Secondo te, che cos'è il dono? Oh, yes! Perfetto, Luigi, lasciami il mio spazio. Ragazzi, abbiamo visto Luigi, questa è la pista di go-kart. Dalla pista di go-kart è tutto, ci vediamo in studio. Ciao, ragazzi! Cab, ci siamo dimenticati di accendere il papillon nella scena di prima. Queste piccole gaffe ogni tanto succedono, scusateci. Ragazzi, se siete stati attenti, avrete notato che durante l'intervista al nostro mitico e fantastico Luigi, ho fatto una domanda che effettivamente non c'entra niente. Cap, secondo te perché ho fatto una domanda che non c'entra niente? Perché vogliamo donare dei gattini ai tutti senza tetto di Leffe. Mi spieghi che senso ha regalare dei gattini senza tetto? Non ha alcun senso! Non ti ricordi che cosa abbiamo detto alla riunione in cui abbiamo litigato, mica litigato? Ti prego, guardiamo il filmato della riunione perché c'è qualcuno che non capisce a quanto pare. Quello che non capisci, signor direttore, è che guardando questo grafico del cammello vediamo che i bambini stanno andando pian piano a picco e il sole è triste, come mai? Guardando questa torta, vedi, manca una fetta, chi se l'ha mangiata? Lei? Io? No, non di certo! E lei ciò è perfetto, però c'è sempre questo meno arrabbiato che ci dà frustrazione e noia. Dobbiamo trovare un concorso. Concorso. Capito? Come possiamo fare? Un concorso? È l'unica idea. Signor Bertocchi, si calmi. Faremo come abbiamo sempre fatto. Fateli entrare. Ecco. Vede, signor Bertocchi, utilizzeremo questo bigliettino d'oro. Lo nasconderemo all'interno di un mille misto. E la ricerca spetterà ai bambini. Come avrete sicuramente capito, il concorso di cui stavamo parlando consiste nel fatto che noi abbiamo preso uno di questi super golden ticket e l'abbiamo nascosto all'interno di un mille misto. Il concorso sarà aperto dal 10 dicembre, data ricordo dell'animazione Super Samus Bros, fino all'11 gennaio, data di rinizio scuola dopo le vacanze estive. No, Marco, aspetta. Forse volevi dire vacanze invernali? E il fortunato che riuscirà a trovare il golden ticket all'interno di questo mille misto, udite udite signori, farà parte della prossima puntata del The Late Show e sarà qui con noi in questi 20 centimetri di spazio per farvi un saluto a tutti. Buona fortuna! Ricorda inoltre che il 4 dicembre ci sarà il mitico Leffe's Got Talent. Per fortuna che eri un grande conduttore, Marco. Leffe's Got Talent in realtà è il 4 febbraio. E che le iscrizioni si concludono il 31 dicembre. E per trovare moduli e date delle iscrizioni potete sempre rivolgervi al nostro sito internet e alla nostra pagina Facebook. Siccome questa è l'ultima puntata prima di Natale, volevamo augurarvi un buon Natale e buone feste in modo un po' particolare, ovvero così.
E dalla prima